C'è adesso un'opportunità in più per i bambini che vogliono fare calcio a Fano. È quella offerta dalla Tre Ponti Academy, un'idea che è venuta al presidente della Polisportiva Tre Ponti, Gino Bartolucci. Qual è stata la fonte di ispirazione? Diciamo che nella mia idea, da quando è nata la Tre Ponti 2008, che partimmo con il calcio amatoriale del CSI, poi nel 2020 naturalmente siamo partiti con la FIGC, terza categoria, non è che abbiamo grossi obiettivi di crescita enormi, però naturalmente siamo partiti bene, 3 anni di FIGC, 3 anni di playoff, perciò voglio dire siamo arrivati lì, però l'obiettivo è sicuramente sarebbe quello di andare in seconda categoria, però ecco, è nata l'idea di approfondire il discorso con una scuola calcio academy, perché per me i bambini, lo sport dei bambini lo vedo priori a quello dei più grandi che fanno la terza categoria, però è nata questa idea. Naturalmente le strutture le abbiamo in abbondanza, perché diciamo abbiamo il campo di Bellocchi, che secondo me è uno dei migliori che ci abbiamo a Fano, campo in erba, e poi abbiamo a Tre Ponti un campo da calcio 8 sintetico, ultima generazione, ha inaugurato 2 mesi fa, e 2 campi da calcio 5 che nel periodo invernale naturalmente danno un'opportunità in più, perché vengono coperti, riscaldati, perciò per i bambini più piccoli fare lo sport come se fossero in una palestra. Come si strutturerà l'attività della Tre Ponti Academy e quali saranno le caratteristiche salienti? Lo chiediamo al responsabile tecnico Omar Manuelli. Ma strutturato come tutte le scuole calcio di Fano, partiamo dai piccoli amici pulcini fino alla categoria allievi, e poi con gli anni vedremo se c'è la possibilità di fare anche una juniores per aiutare la terza categoria. Siamo, la scelta di accettare l'idea di Gino, del presidente, era proprio questa, perché abbiamo strutture importanti, belle, e per far calcio soprattutto con i bambini ci vogliono le strutture, quindi ce l'abbiamo, partiamo umili, una realtà nuova. Speriamo di avere tanti iscritti soprattutto nelle annate piccole per avere un proseguo migliore e magari una continuità nelle annate. Poi se riusciamo già a fare delle annate con categorie di ragazzini più grandi, giovanissimi, allievi, è tutto di guadagnato nel tempo.